Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Studiando la Parola, questa breve rubrica dedicata alla lettura e alla meditazione delle scritture, ma soprattutto intenzionata a incoraggiarvi a dedicare un po' di tempo a leggere personalmente la Bibbia, al di là del tempo che dedichiamo insieme. Vogliamo riprendere in questa occasione la lettura della lettera di Paolo ai Galati, lettera che abbiamo già in gran parte esplorata nei suoi contenuti e che in questa occasione decidiamo di concentrarci su una grande verità che l'Apostolo cerca di comunicare ai Galati che in sua assenza sono stati condotti da alcuni a ripensare il Vangelo che era loro stato predicato e quindi a tornare sulle origini giudaiche e sui fondamenti della legge mosaica. La legge mosaica prevedeva e annunciava una giustizia Giustizia raggiungibile sulle proprie opere e quindi una giustizia fondante conseguita con le opere di obbedienza alla legge ma coloro che avevano provato ad obbedire alla legge erano giunti alla conclusione che è impossibile Osservare, onorare pienamente la legge, ma il Vangelo annunziato dall'Apostolo Paolo poneva enfasi sulla grazia e in maniera particolare in Galati sull'opera compiuta dal Signore Gesù. Ed io vorrei riprendere con voi la lettura proprio dall'inizio della lettera ai Galati dove noi possiamo leggere dal verso 3 del primo capitolo, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio. Già nella presentazione, nella introduzione, L'apostolo Paolo mette chiarezza di fronte ai Galati ricordando loro che Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Ed io credo che ogni lettore della Bibbia, e quindi anche noi, di fronte a questo testo e a questa verità dovremmo avvertire una profonda commozione nel riconoscere che nonostante la nostra condizione che ci poneva sotto la giustizia della legge, dalla quale nessuno sarebbe scampato, di fronte a quel destino della legge, quindi essere giudicati mancanti da Dio, Paolo ci ricorda e annuncia che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Il sacrificio, il dono di Gesù ha espiato i nostri peccati. E davanti a questa verità, il verso 6 ci dice, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo. È difficile comprendere come dei credenti di fronte alla verità del Cristo morto per i propri peccati preferiscono credere invece a un Vangelo che si fonda sulla legge e sulle opere. Come è possibile? Mi meraviglio che voi passiate così velocemente dalla grazia alla... Legge. Io credo che se noi ci focalizziamo e poniamo di mettere maggior enfasi su questa verità, quelli che hanno un po' di dimestichezza con la scrittura, ricorderanno il capitolo 53 del profeta Isaia, quel capitolo dove è annunciata la figura. Del Messia, o del Servo di Dio, di quel Messia trafitto, offeso, umiliato per i nostri peccati. Andando avanti nella lettura, e cercando di rimanere su questo tema, al capitolo 2, al verso 15, noi leggiamo: Noi giudei di nascita, non stranieri, peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Il messaggio è chiaro, non si può tornare sotto la legge, perché il sacrificio di Cristo ci ha liberati da questa condizione. L'uomo non è giustificato, ribadiva l'Apostolo, per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E noi abbiamo creduto in Cristo Gesù perché abbiamo creduto per essere giustificati il giusto vivrà per fede noi abbiamo creduto in Cristo per essere giustificati dalla fede che senso avrebbe credere in Cristo e poi essere giustificati mediante le opere l'apostolo dirà chiaramente allora il sacrificio di Cristo è inutile se noi possiamo essere redenti per le nostre opere di obbedienza alla legge che è venuto a fare Gesù cosa noi confessiamo di credere ed è questo ragionamento che gli fa dire all'inizio del capitolo 3 o galati insensati chi vi ha ammaliati perché perder di vista la fede nella grazia Vuol dire che gli occhi sono stati bendati, vuol dire che si è perso il senso delle cose di Dio. Ma il termine insensati non solo ci dà questa, questa definizione no? di perdere il senso, ma insensati anche perché disobbedienti al Vangelo della Grazia. Credere una cosa diversa vuol dire disobbedire a quello che si era creduto e che era stato insegnato. E a questi Galati insensati, al verso 13, quindi continuando nella progressione del testo, capitolo 3, al verso 13, l'Apostolo ancora ricorda, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Perché il peso della legge e nessuna opera poteva appagare la legge. Quel peso corrispondeva ad una maledizione proprio per il fatto che nessun uomo poteva uscire indenne dal metro della legge. L'apostolo dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Quella che era la legge di Mosè, tanto osannata, quello che è il testo che in parte costituisce oggi per noi l'Antico Testamento, l'Apostolo Paolo arriva a dire che era maledizione, perché era qualcosa che condannava l'essere umano, ecco perché era maledizione, non gli portava sollievo, non gli dava speranza, ma davanti alla legge... Ogni credente ancora oggi potrebbe citare le parole che il re vide comparire sulla parete della sua reggia. Mene, mene te farsi? Ti ho pesato e ti ho trovato mancante. È indubbio che davanti alla legge siamo tutti trovati mancanti. Cristo invece ci ha riscattati da questa condizione. Quello che noi non potevamo onorare della legge, Cristo lo ha fatto per noi. E questo dovrebbe riempire di gioia, questo dovrebbe dire sì, certo, per noi è una grazia dell'Eterno Gesù morto per noi. Perché Gesù è morto per riscattarci dalla legge. E non solo. Essendo divenuto... Maledizione per noi, dice l'Apostolo, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Cioè il Cristo pur di riscattarci dalla maledizione che era sulla nostra vita, quindi da una condizione senza speranza, ha accettato di soffrire una morte ignominiosa. Una morte che era reputata esser maledizione. Proprio perché la legge diceva maledetto chiunque è appeso al legno. E il Cristo sulla croce si è caricato della maledizione che era sulla nostra vita. Egli si è caricato dei nostri peccati, si è caricato delle nostre iniquità e addirittura il capitolo che vi citavo prima del profeta Isaia dice che egli ha portato sulla croce anche le nostre infermità. Quindi l'azione di riscatto del Cristo va oltre la condizione spirituale, ma riguarda anche il nostro benessere fisico. Quindi egli ci ha riscattato. E tutto questo lo aveva stabilito Dio molto tempo prima. Infatti al verso 17, sempre del capitolo 3, noi leggiamo, ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente in Cristo non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Dio ha stabilito anteriormente, è sempre il capitolo 53 di Isaia che vi invito a leggere, dice che al Padre così è piaciuto. A Dio è piaciuto di stabilire che per mezzo della morte di Cristo noi venissimo redenti e fossimo riscattati. E nessun essere umano può sindacare ciò che è piaciuto a Dio. Egli ha deciso di fare in questo modo e noi come Giobbe diciamo sia benedetto il nome del Signore. E non solo sia benedetto, ma sia anche lodato perché Egli ha scelto di mandare il suo unigenito figlio per amore di ognuno di noi. Perché qual era la nostra condizione? Lo andiamo a leggere al capitolo 4, dal verso 3. Così anche noi. Quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. La nostra condizione al cospetto di Dio era una condizione di schiavitù. Eravamo schiavi degli elementi del mondo. Quali sono questi elementi? Tanto potremmo dire gli elementi fondanti del mondo quindi il nostro essere nel mondo. Ma questi elementi possono rappresentare anche i rituali della religione, la prassi liturgica della legge. Eravamo schiavi dei sacrifici da adempiere, delle liturgie da osservare quando eravamo bambini, quindi quando non avevamo conoscenza della grazia di Dio, ma nel momento in cui Cristo ci ha riscattati e noi continuiamo la lettura, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Non solo Cristo ci ha riscattati, ma ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio e perché siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre quindi riscattati adottati e una volta adottati possiamo chiamare Dio Abba che vuol dire appunto padre e l'apostolo dice a tutti noi così tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio allora noi nel leggere queste cose pensiamo insieme a Paolo ma come hanno potuto i galati davanti a questa verità tornare indietro è quello che vorremmo chiedere a tante persone che davanti alla grazia di Dio si ostinano a guadagnarsi il paradiso, si ostinano a dover fare qualcosa per sentirsi a posto con la propria coscienza e non vogliono ammettere che le nostre opere possono ben poca cosa, anzi non possono proprio nulla. Dicevo ben poca cosa pensando alle nostre opere che vanno a favore degli altri. Allora sì che hanno un senso. Se noi facciamo delle azioni di bene per aiutare il nostro prossimo, serviranno ad aiutare, porteranno un beneficio al nostro prossimo, ma quelle azioni non ci daranno giustizia per il regno di Dio. Anzi, quando leggevamo qualche settimana fa o qualche mese fa la prima lettera ai Corinti, e leggevamo il bellissimo capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Consideravamo, come l'Apostolo sottolineava, se anche dessi tutti i miei averi per i poveri, ma non avessi amore, non mi servirebbe a nulla. Ed è l'amore che diventa la manifestazione della grazia di Dio sulla nostra vita. E che vedremo nell'appuntamento successivo. Ma adesso continuiamo. Quindi, Dio mandò Suo Figlio per riscattarci, per adottarci, e quindi per darci la grazia di essere figli di Dio. E questo passaggio di Galati ci fa comprendere che non si nasce figli di Dio, quando a volte si sente dire siamo figli di Dio, L'epistola ai Galati ci mostra chiaramente che si diventa figli di Dio, che sono figli di Dio, quelli che Dio ha adottato, perché sono stati riscattati dal suo figlio. E qui non c'è preclusione alcuna, tutti possono essere riscattati dal sacrificio di Cristo. Basta accettare il bisogno del sacrificio di Cristo riconoscere che la propria condizione necessita dell'intervento divino, che con le proprie mani, che con la propria anche buona volontà non si aggiunge e non si va da nessuna parte. È necessario il sacrificio di Cristo perché leggiamo al capitolo 5, al verso primo, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. L'azione di Cristo, coloro che hanno creduto in Gesù e quindi hanno ricevuto la grazia di Dio, hanno conosciuto la verità e sono diventati liberi, così come scrive Giovanni nel suo Vangelo, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cristo ci ha liberati, quindi quando Egli è morto, ci ha riscattati, quando Egli ha pagato il prezzo per i nostri peccati, Egli ci ha liberato dal peso del giudizio di Dio, quando Egli ha preso i nostri peccati e li ha cancellati mediante il versamento del suo sangue, ci ha liberati dalla maledizione della legge, ci ha liberati dalla nostra condizione di peccato e ci ha liberati, scrive l'Apostolo Paolo, perché fossimo liberi, non perché fossimo schiavi di norme, non perché fossimo schiavi di liturgie, non perché fossimo schiavi di uomini o di altre persone. Ma l'azione di liberazione di Cristo deve durare e perdurare nel tempo. Egli ci ha liberato perché fossimo liberi. Perché dobbiamo rimanere nella libertà? Perché se non sono gli altri a condizionare la nostra situazione, potremmo noi stessi, reputandoci liberi, e quindi liberi di fare ogni cosa, di ritornare sotto la schiavitù senza neanche accorgercene. E vi spiego questo in maniera più chiara continuando la lettura con voi e leggendo il verso 13 del capitolo 5. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà e questo testo continua delle raccomandazioni che sono state fatte precedentemente su quella che era la circoncisione. Paolo dice, non avete bisogno della circoncisione perché voi siete stati chiamati a libertà. E poi raccomando, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere sotto la carne, dove qui carne indica le inclinazioni dell'uomo. Non dite, ai Corinti diceva, non tutto ciò che mi è lecito mi è utile. Attenzione che nel dire Cristo mi ha liberato, non pensare che poi puoi fare quello che piace alla tua carne. Non credere che siccome la grazia di Dio ti ha raggiunto tu puoi continuare a a rimanere sotto il dominio del peccato. Tanto Cristo ti ha liberato, su di te non c'è più giudizio. No, attenzione, dice il Vangelo, a non tornare al vecchio vomito. Anzi, continua il testo, ma per mezzo dell'amore servite gli uni, gli altri, poiché tutta la legge è edempiuta in quest'unica parola. Ama il tuo prossimo, come te stesso, ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quindi, dopo l'azione di grazia, dopo il riscatto e la liberazione di Cristo, l'apostolo. Paolo sta dicendo ai Galati, dopo che Cristo vi ha liberato, voi dovete essere guidati dallo Spirito, dovete camminare secondo lo Spirito, dovete fare attenzione a non essere dominati dalle vostre passioni, dalle vostre inclinazioni carnali, pensando che essendo liberi potete fare ogni cosa. In questo modo vi rimettete sotto il peso della legge e state annullando il sacrificio di Cristo, ma camminate secondo lo Spirito e non adempirite i desideri della carne. E nel prossimo appuntamento parleremo proprio delle opere, o se preferite, del frutto della carne, in opposizione a quello che è il frutto dello Spirito. Vedremo qual è la differenza dove regna la carne. Non stiamo parlando di carne, quella alimentare, e quindi di macellerie, ma della carne per indicare l'inclinazione dell'essere umano ai piaceri di vario genere, a differenza invece di quelle che poi sono le inclinazioni nel momento in cui arriva l'opera dello Spirito Santo nella vita del credente. Questo lo faremo la prossima volta, quindi vi do appuntamento. A non mancare al nostro prossimo incontro, Dio vi benedica.